Allora, io oggi vi parlerò del mio lavoro. C'era una volta il gambero di fiume che viveva nei nostri fiumi in Friuli, beato e tranquillo, piccolino, marroncino, molto timido e riservato, finché un giorno non è arrivato il suo grande nemico. Ta 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 ta. il gambero della Louisiana non è uno dei gamberi di Forrest Gump me lo domandano tutti sempre però ci assomiglia un po' questo gambero in realtà è stato portato in giro per il mondo dal sud degli Stati Uniti di dove, dove è originario per allevarlo perché è un gambero molto facilmente allevabile infatti lui è proprio l'esempio di una macchina da guerra biologica lui è vincente dal punto di vista evolutivo perché riesce ad adattarsi a tutti gli ambienti possibili lui vive nelle acque calde nelle acque fredde si riproduce anche 5 volte in un anno mentre il nostro gambero una sola volta poverino mangia qualsiasi cosa e quindi fa fuori anche un po' tutta la biodiversità dai girini alle piante nella nostra regione e, e ha una caratteristica anche abbastanza particolare che riesce a camminare fuori dall'acqua. Quindi lui esce e colonizza, infatti è così che è scappato dagli allevamenti e ha colonizzato praticamente invaso tutto il pianeta, tranne l'Australia per ora e l'Antartide perché forse fa troppo freddo. Fatto sta che questo gambero cammina anche sette chilometri in una notte, volevo dirvi, mi sembra notevole, forse nessuno di noi ci riesce. E questo gambero sta causando grossissimi problemi di declino della nostra specie invece nativa, che è molto più fragile da un punto di vista adattativo. Ovviamente, lui in Louisiana stava benissimo, non è che sia un gambero killer, beh, terribile ovunque. Lui aveva i suoi predatori, gli alligatori, i procioni, se lo mangiavano e quindi era in equilibrio con l'ambiente. Il problema è stato che noi l'abbiamo portato in giro. Ora, cosa vogliamo fare noi? Abbiamo scoperto che questo gambero produce un ormone di natura proteica per inibire lo sviluppo sessuale, quando lo produce, quando non vuole riprodursi per risparmiare energia. Quindi quello che noi vogliamo cercare di fare è di isolare questa proteina, di produrla in laboratorio sinteticamente e di metterla all'interno di esche, da mettere nei fiumi prima del suo periodo riproduttivo, in modo tale da sterilizzare questi animali o cercare almeno che non si riproducano in maniera così massiva. E quindi contenere le popolazioni. Ehm, per cui eh, sappiamo che le esche che gli piacciono di più sono il fegato di maiale. Quindi stiamo preparando la somministrazione eh, di, queste, di queste trappole diciamo, per cercare di sterilizzarlo in natura. Quindi è una cosa innovativa, speriamo ci possa portare a salvare il nostro gambero di fiume autoctono. Grazie.